dice molto di una persona, dice tutto. E nascere a cavallo fra due secoli dà un'aura, una sensazione particolare, un fascino indescrivibile, perché si ha la sensazione, la percezione di vedere la storia non più come un'entità astratta o metafisica, ma come, in modo tangibile, un essere vivente che respira, si muove andando avanti nel corso della sua vita. E non sempre, non per forza, il passare degli anni è sinonimo di progresso e di miglioramento, ma senz'altro permette l'emersione, la fuoriuscita, l'apparizione di grandissime novità. Grandissime novità che, a seconda dei campi, emergono in modo diverso. Senza andare troppo in generale, prendiamo il periodo che ci interessa questa sera, i primi 30 anni del Novecento. Ci sono delle novità musicali incredibili che irrompono con forza, con influenza, sputano addosso, vomitano addosso a tutta quella che era stata la musica classica occidentale fino a quell'epoca, come la atonalità e la dodecafonia. Ma così come ci sono anche delle novità musicali che, magari semplicemente cambiando, accentuando alcuni aspetti, però seguono quella che era la storia della musica fino alla fine dell'Ottocento, cioè il tardo romanticismo, per esempio. E se ci pensate, però, anche il jazz è un genere musicale che nasce in opposizione, irromentemente in contrasto con quella che era la musica dominante del tempo. Musica nera contro la musica dell'establishment, contro la musica classica dei bianchi. E quindi, inevitabilmente, ancora un'altra volta, ecco che all'inizio del Novecento, tanto stava in pace al tempo, per non farci mancare nulla, ecco che il Novecento, all'inizio del secolo, ci prospetta un ennesimo scontro fra due generi musicali, un'eterna lotta che la storia purtroppo ci ha abituato a vivere quotidianamente. Ma c'è qualcuno a cui tutto questo non sta bene. Gershwin non ci sta a vedere uno scontro fra questi due generi. Lui è un pacificatore di popoli, lui vuole abbattere i muri, le barriere e ciò che distanzia. Ed è così allora che, come un allegro demiurgo, Gershwin prende la musica classica nella mano destra, il jazz nella mano sinistra, comincia all'inizio timidamente, ma poi sempre con più coraggio ad avvicinarli, li avvicina, e ad un certo punto inizia a mescolarli, inizia ad amalgamarli, inizia ad impastarli con una zaffata, con un suo tocco magico, unico, incredibile, ed ecco che viene fuori una creatura che non si era mai vista, una musica che non si era mai ascoltata da nessuna parte. E questa è la grandezza di questo straordinario compositore, l'aver messo in stretto contatto, in strettissima relazione, due generi musicali, ma anche due generi musicali, due mondi, altro che Garibaldi, è lui l'eroe dei due mondi, che ha messo nell'Olimpo della musica per la prima volta un genere che era abbastanza aperto agli stimoli, neonato, jazz, e che ha abbellito, adornato, modernizzato e aperto un genere che invece storicamente era abbastanza restio agli stimoli esterni, cioè la musica classica. E noi questa sera dobbiamo essere molto riconoscenti a questo compositore, perché è grazie a lui se oggi, ascoltando la musica, tutti quanti noi riusciamo a vedere un pochino più lontano. Buon ascolto.